La lentezza dell'Italia è stata nei diritti civili, è stata soprattutto politica, perché poi nella società, qui, diciamo nella società reale, poi i problemi che si incontrano, le aperture, la mentalità più o meno prosegue più lentamente, ma più o meno prosegue in linea con il resto dell'Europa. Il problema è che noi italiani non siamo bravi a esprimere una classe politica che sia illuminata, che sia di traino. Esprimiamo sempre delle classi politiche che vanno a ruota, diciamo, seguono a ruota il cambiamento e quando proprio diventa impossibile non riconoscerlo, lo fanno. Siamo l'ultima ruota del carro, ma di un carro che è molto avanti rispetto al resto del pianeta, perché nella maggior parte dei paesi e dei continenti essere omosessuali oggi è veramente un dramma. Quindi bisogna assolutamente lavorare in Italia e ottenere di più, però nemmeno, diciamo, flagellarsi nell'idea che siamo gli ultimi, perché appunto lo siamo, ma all'interno di un contesto molto comunque avanzato. Sono europeista anche in questo senso, perché comunque poi i diritti trainano anche diciamo i paesi che fanno d'avanguardia, influenzano anche i paesi che fanno più fatica ad arrivarci. Io sono sicuro che noi in Italia abbiamo ottenuto certe conquiste perché abbiamo anche sentito una certa pressione dei paesi intorno a noi. Così come l'Europa Unita poi per i paesi del sud Europa funziona da traino, io spero che la globalizzazione a livello quindi mondiale poi abbia lo stesso effetto sugli altri paesi. In Danimarca, dove hanno ormai da tanti anni hanno ottenuto tutti i diritti, si scende in piazza per i paesi dell'Africa, nel senso che poi l'omosessualità diventa una questione slegata dalla nazionalità e diventa una condizione che è riconosciuta in tutto il mondo. E quindi penso che dal punto di vista dei rapporti internazionali, i paesi che sono arrivati a certi obiettivi debbano, con questo, nei diritti delle donne, nei diritti umani in generale, devono metterli sul tavolo delle negoziazioni come tutte le altre cose. La vita per le famiglie omogenitoriali sicuramente non è semplice dal punto di vista politico e anche sociale, ma io credo che la realtà sia difficile anche per tutte le altre famiglie, perché c'è un malinteso di base, secondo me. Nel senso che da un lato abbiamo una istituzione, quella familiare, che cambia molto velocemente, che è cambiata nei secoli tantissimo e negli ultimi decenni sta cambiando alla velocità della luce. Quindi abbiamo famiglie monoparentali, abbiamo famiglie allargate, abbiamo famiglie che non si sposano, abbiamo diversi tipi di famiglie che rappresentano quindi una pluralità di modelli. Quello che dovremmo fare, dovremmo smettere noi e la politica di parlare della famiglia, ma di parlare di famiglie, le famiglie, perché sono tutte diverse. Nel nostro caso poi noi siamo, nella mia famiglia siamo due papà e dei bambini, con la legge che è stata approvata in Italia la nostra famiglia ancora non viene riconosciuta perché non è stata passata la parte della stepchild adoption. Il prossimo passo, la prossima battaglia in Italia per i diritti civili degli omosessuali è quello lì.